ragionieri, scrittore. Nato a Empoli, buonasera, ma vivi a Scandicci. Esatto. Mario, prima di presentare il tuo nuovo libro, che già sei stato nella mia trasmissione con un libro precedente, ora ti presenti con l'altro libro, però prima di presentare il tuo libro vuoi parlare un attimino di te, come è nata questa passione? Certo, la passione per la storia è una cosa che è nata in famiglia da moltissimi anni. Io fin da piccolo, grazie a mio zio che era medico, il dottor Gori, e a mio padre, mia madre, i miei nonni, insomma, ho mangiato fin da piccino pane e storia. Per cui lentamente questa passione di leggere, di studiare, di conoscere, di ampliare sempre le mie conoscenze storiche è diventato con il tempo, circa 21-22 anni fa, ho cominciato a scrivere un libro e di lì poi ne è seguito un altro, insomma oggi siamo a 30. Ecco, il punto è questo. Però è una passione che ha comportato studiare, ricercare, conoscere, insomma mi sono ampliato. Senti, quella strana coppia è un rapporto fra l'italiano Togliatti e il regime stalinista. Stalinista e soprattutto anche col personaggio Stalin. Ecco, vuoi parlare un po' di questo libro? Certo, allora, questo libro nasce avendo scritto in due volumi la storia parallela di Hitler e Stalin. Parlando di Stalin ti imbatti ovviamente in un personaggio che a noi è molto noto e che sarebbe Palmiro Togliatti, capo fondatore e capo del Partito Comunista Italiano. E nel momento in cui ho incontrato questo personaggio ho cominciato a prendere appunti, ho cominciato a leggere, a avere dei libri a disposizione e a cercare anche lì di ampliare le mie conoscenze. Poi ho cominciato a stendere qualcosa lentamente e da questo lentamente ho pensato di fare un libro del rapporto esistente fra Togliatti e Stalin nel periodo in cui Togliatti nel 26 parte, lascia l'Italia e da Gramsci viene mandato quale rappresentante del Partito Comunista di Italia all'Internazionale in Russia a svolgere delle relazioni, a prendere i contatti con un nuovo regime dopo la rivoluzione russa del 17. E in questo suo viaggio nell'Unione Sovietica, questo contatto con la realtà sovietica e questa costruzione anche dell'Internazionale, Togliatti ne viene coinvolto moltissimo. Gramsci è comunque sempre il capo di Togliatti, però lui prende delle iniziative che lentamente vanno un po' in contrasto con quelle che sono le direttive che gli ha dato un po' Gramsci. E all'interno del Partito Comunista Sovietico c'è una lotta per il potere. La morte di Lenin ha comportato che alcuni personaggi stanno cadendo in disgrazia e questo Stalin è un astro nascente che sta prendendo sempre più potere. Potere che non si è preso per sé all'inizio. È stato Lenin che l'ha nominato, commettendo un grave errore, segretario generale del Partito Comunista Sovietico. Strana, questa parola, sì, una coppia strana perché diciamo i principi gramsciani, i principi leniniani erano molto diversi da quelli che conosceva Togliatti e che avrebbe dovuto professare. In realtà il contatto con Stalin lo fa più volte cambiare idea. Premesso, Togliatti racconta molte menzogne anche nella sua vita, è uno che è capace di adeguarsi continuamente e di rigenerarsi continuamente, persona, devo dire, di grande intelligenza e di enormi capacità organizzative, non è una persona comune, una persona che dentro di sé ha delle potenzialità immense, conosce il latino, conosce il francese benissimo, impara il russo, ma sa parlare anche un po' il tedesco e quindi quando va laggiù in Unione Sovietica, a Mosca, nell'hotel Lux con la moglie Rita Montagnana e con il figlio Aldino, non è che è un personaggio qualsiasi, è un personaggio che riesce a imporre anche la sua personalità che non passa inosservata agli occhi di Stalin e di altri dirigenti.
E qui nasce la diatriba. In Italia sappiamo benissimo, c'è il fascismo e il Partito Comunista è perseguitato, per cui i comunisti che sono rimasti in Italia vengono incarcerati. C'è un episodio che qui riporto, apro una parentesi e la chiudo, di come Gramsci fu incarcerato, e si può affermare oggi che molta responsabilità dell'arresto di Gramsci e della detenzione sia anche attribuibile a Togliatti. Ed è una frase del procuratore generale che ci stupisce molto. Macis, quando interroga Gramsci, che si è definito un personaggio qualsiasi del Partito Comunista, gli dice, gli fa vedere una lettera che gli è stata scritta da Grieco, e gli dice, ma qui lei risulta il capo del Partito Comunista Italiano. Domanda, se questo è e chi ha scritto questa lettera, vuol dire che all'esterno di questo carcere ci sono molte persone che hanno interesse che lei rimanga in carcere per molto tempo. Chi aveva interesse era Togliatti, e di fatto prese il suo posto e praticamente cominciò a gestire ciò che restava del Partito Comunista Italiano, a modo suo, nella sua visione, sempre nel nome di Gramsci, ma con un atteggiamento molto diverso. E qui abbiamo l'avvicinamento a Stalin. Stalin, chiaramente, chi è contro di lui viene eliminato, viene messo in minoranza politica e poi viene praticamente emarginato dal partito fino alla morte, cioè fino a eliminarli completamente. Cioè, in questo libro tu, cioè, rivisto, diciamo, e corretto da te, hai messo anche le tue idee e tutto. Qualcosa di mio c'è, ovviamente, però ci sono molte citazioni e molte cose importanti che riguardano questa vita che Togliatti ha per tutti questi anni, sono 19 anni, fuori dall'Italia, e quello che apprende in Unione Sovietica, una scalata continua nei gradini più alti dell'Internazionale, con missioni anche importanti. Voglio ricordare la missione per il Partito Comunista Tedesco, la missione in Spagna durante la guerra in Spagna, diventa l'eminenza grigia che Stalin invia lì, un po' perché per metterlo alla prova, anche per vedere le capacità. Un po' perché Stalin non si vuole impegnare direttamente nella guerra di Spagna, la guerra civile è terribile, è forse una delle guerre civili più brutte che avvengono in Europa, e Stalin organizza, è in gamba, Togliatti è in gamba, organizza, e quando si rende conto e non c'è più niente da fare, è uno degli ultimi a abbandonare la partita, a malincuore, ma l'abbandona. Però è anche responsabile non tanto materialmente dell'eliminazione fisica di persone in Unione Sovietica, quanto come pubblico accusatore di quello che è stata l'eliminazione dei vertici del Partito Comunista Polacco, sto parlando anteguerra, sempre sì, ante Seconda Guerra Mondiale, Partito Comunista Ungherese, eccetera, eccetera. Quindi, qui si vede tutta la tua conoscenza della storia. Certo, è un corresponsabile delle attività staliniane. Però ti vorrei fare, te non scrivi solo libri di storia, ma so che scrivi anche poesie. Sì, gialli. E poi storie d'amore ambientate sempre nella storia. Anche, sì, è vero. Verissimo, sono cose, la storia la conosco, perché non ambientarci anche delle storie d'amore o delle storie che possono sposarsi benissimo in quel periodo, che ripeto conosco come l'Ave Maria più o meno, insomma. Allora, tu sei una persona seria, scrivi libri seri, sei un romanticone, però so che tu sei anche un burlone, o sbaglio? Sì, mi piace molto raccontare le barzellette, è una parte caratteriale di me, ho varie sfaccettature, cioè sono una persona che ama la compagnia, che ama raccontare le barzellette, essere sempre, come posso dire, il motore di una compagnia che a volte ti piace tenere allegra, attiva. Ecco, questo fa parte del mio carattere, essere estroversi, cioè riuscire a comunicare con gli altri, perché molte persone sapranno anche scrivere, ma se quello che scrivi, oltre a metterlo qui, non riesci a trasmetterlo agli altri, è come se tu sei un pozzo di scienza, però incapace di trasmettere fino a se stesso. Io penso che quello che so non deve servire a me e basta, ma deve servire anche alle persone che sono intorno a me, cioè deve essere una conoscenza che io metto gratuitamente a disposizione degli altri. Benissimo.
Mario, allora nel cassetto cosa c'è? C'è qualche Nel altra cassetto cosa? C'è un libro di fantascienza ah. che ho già scritto il testo della prima parte. Sarebbe Viaggio nel centro del sistema di Antares. È un viaggio, siamo nel 2127, quindi in una società completamente diversa, che è in grado di volare molto lontano e di organizzare delle missioni che cercano. Non ho copiato Guerre Stellari, però ho cercato di inventarmi una storia. Ho preso uno spunto, insomma. Sì, ho preso. Ma gli spunti, sai, io sono appassionato di fantascienza, anzi, vi dico, andate a vedere Blade Runner, che è uscito ora, quello nuovo, perché è molto bello, merita di essere visto per gli effetti speciali e per come è stato montato e costruito. E quindi la fantascienza è un altro degli aspetti che fa parte di me. Ora, mi rendo conto che non posso leggere tutto e curare tutto, perché dovrei essere sui libri dalla mattina alla saresti sera. Saresti un mostro, scusa, in termini. Anche lo sì, no. Però vorrei leggere tanto più di quello che leggo, compro un sacco di libri e li metto lì, ora li leggo. Però poi quando mi metto a fare un qualcosa di storia, devo documentarmi su quello. E quindi testa, tum! Sulla storia, e il resto lo dimentico. Perché è la cosa più importante che la storia è la cosa più importante che io ritengo debba essere non solo scritta, ma anche conosciuta da persone che spesso conoscano la musica, ma della storia italiana, di quello che è il nostro passato, non sanno quasi niente. E invece è importante conoscere il passato per leggere anche il presente e il futuro. Questo spesso i politici non fanno e questo mi dispiace. Altra parentesi, non mescolo mai la politica alla storia, questo sia chiaro, perché detesto chi sfrutta la storia a pro di un partito politico o di un'idea politica. È la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché l'immagine della storia è deformata, già si può interpretare in vari modi. Se poi tu gli dai anche un taglio politico, finita la storia e comincia, è un'altra storia quella lì, non è la mia però. Senti Mario, dove si trova se uno lo vuole comprare? Si trova online su Amazon, su vari siti e poi lentamente anche nelle librerie. È uscito il 10 novembre. Sì. Hai delle librerie specifiche dove lo troviamo? Anche in quella di Scandicci, ma poi piano piano verrà distribuito, cioè, certo. C'è anche qui su Empoli. Non lo so ancora perché ci pensano loro della casa. Ogni modo su Amazon se lo comprare. Sono su vari siti, IBS, Libreria Universitaria, Amazon, insomma sono 5 o 6 siti su cui si possono comprare i libri. Benissimo, Mario, che ti devo dire? Ti faccio tanti auguri per il e alla prossima volta il prossimo alla libro. Prossima volta, alla terza volte. Senti Mario, tu lo sai, vero? Ormai ci sei abituata. La dedica sul tuo libro. Ecco fatto. Allora, Annila. Come vedete, tutte le volte ci sono scrittori diversi. Scrittori della storia, scrittori di storie d'amore, scrittori di femminicidi, tutte queste cose qui. La mia trasmissione è piena anche di questo. Chi vuole intervenire, sia per parlare di tanti argomenti o di presentare libri, anche a parlare di argomenti, non solo di presentare libri, la nostra rubrica è aperta. Mario, ti ringrazio. Grazie a te. Buonasera.